Buonasera a tutti. Oggi mi ha chiamato dal Congo Papa Francesco, visto che si è ricordato che un giorno dissi che volevo dar da lavoro a 10 milioni di persone. Così mi disse e mi ha detto così oggi. Saresti disposto a far lavorare tutti questi congolesi e questi africani? Io ho risposto di sì, però ho bisogno anche di investimenti, di denaro. Ho bisogno di gente che capisca l'importanza del cervello e non della remora. E è partito così grande questo grande papa che mi ha detto: mi raccomando, questa sera tu devi fare una diretta. Io ho detto va bene. E devi dirgli anche queste parole a tutte quelle persone che tu conosci, che so che ne conosci tante, però mi ha detto che di amici veri ne ho pochi e mi ha detto anche che di amiche vere ne ho pochissime. E io gli ho detto: Papa, lei ha ragione, ma sa che nel mondo è sempre stato così. È come lei che nel momento del bisogno ha sempre trovato i soldi e noi nel momento del bisogno non lo troviamo. E così mi ha detto Francesco: carissimi fratelli e carissime sorelle, pregate per me. E io gli ho risposto: ha ragione Francesco, devono pregare anche per Giovanni Digiuni e anche per altre persone ammalate e anche quelle che non stanno mica più bene di me. E mi ha detto: carissimi amici, fratelli, sorelle e benefattori, buon anno. Ah, io ho detto: Papa, guarda che il buon anno è già passato, siamo già a febbraio. Ma tu non preoccuparti, Giovanni, parti così. E io ho risposto: va bene, la sto ascoltando, sto scrivendo quello che mi sta dicendo. Il 2023 riparte con i problemi dell'anno passato: bollette del gas, i carburanti più cari, inflazione che erode reddito e risparmi degli italiani, aumentando il rischio povertà. È un inverno straordinariamente caldo e freddo, che da una parte stimola spensierati bagni natalizi in alcune spiagge. Tuttavia il cuore istintivamente ci invita ad avere fiducia nel futuro. Non accettiamo la cinica rassegnazione, per cui la notte deve passare. No, noi uomini e donne di fede confidiamo in Dio, Padre provvidente, non ci sottraiamo agli impegni e doveri quotidiani, ma sappiamo che senza l'aiuto del Signore, come recita il Salmo, è vana la stessa fatica dell'uomo. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori, se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Salmo 127. La fede in Dio è la nostra forza, come peraltro ci esorta in questo messaggio di pace. Fiduciosi in Dio che si fa presente e che ci accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e soprattutto orienta il nostro cammino. Con questi sentimenti rinnovo di cuore l'augurio per un grande anno nuovo per tutti voi. A questo augurio assicuriamo il conforto della preghiera, perché il Signore, per l'intercessione potente di nostro Signore Gesù Cristo, vi soccorra con il suo aiuto in ogni momento. Dovete sapere che in questi mesi è la giornata mondiale della pace e ci ricorda Papa Francesco, e ci ha ricordato lui, mi ha ricordato lui di dirvelo, che è una grande verità e che nessuno può salvarsi da solo. Lui conosce i nostri problemi, il nostro Papa, i conflitti e i drammi del nostro tempo e riconosce che se gli eventi della nostra esistenza ci appaiono così tragici, ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile delle ingiustizie e della sofferenza, della
E le volte siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza. Ci ricordo ancora che nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della notte, della pandemia, del Covid, la guerra, fosse stato superato, una nuova terribile sciagura si è abbattuta sull'umanità, abbiamo assistito all'insorgere di un altro flagello e di tanti altri flagelli nel mondo, di altre ulteriori guerre. In effetti Zelensky ha detto che vuole far fuori la Russia, ma qui intanto bisogna mandarci delle armi. E il Papa mi ha detto non bisogna mandarci le armi perché sennò questa guerra non finisce più. E io gli ho detto al Papa, ha ragione Francesco, ma la politica non è che l'ho inventata io. Sono quelli che sono al governo che noi continuiamo a mantenere e lei continua a dargli le medagliette quando vengono a salutarlo. Lì è stato un pochino duro, ma ha detto Giovanni. Purtroppo anche noi papi dobbiamo dargli la mano. E io gli ho risposto, guardi che i papi non è per questione di cattiveria o di malessere, è questione che qui se vogliamo fare la pace bisogna smetterla, bisogna condividere certe problematiche, certe teoriche, certe condivisioni tecnologiche. E mi ha detto Giovanni, devi andare tu al ministero. E io ho detto prenderò il posto della Meloni. Ma lei mi deve dare una mano. Mi ha detto io cercherò. Ma lei mi ha detto anche, ricordati però che dobbiamo dare lavoro a 10 milioni di persone. Ma io gli ho detto che là in Africa faccio sulle più belle acciaierie del mondo. Basta che lui mi dia i soldi, denaro, e io faccio il green, il più bel green del mondo. Perché così darò lavoro al mondo. Riporterò l'Italia nel sostentimento, nella pace e nell'amore e nella. È la grande giustizia del mondo, la vera giustizia del mondo. La guerra in Ucraina miete ancora vittime innocenti e diffonde incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per quanti a migliaia di chilometri di distanza ne soffrono gli effetti collaterali. Basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi dei carburanti, del gas e della luce. E mi ha detto che lui si domanda tante cose. Cosa dunque ci ha chiesto di fare? Anzitutto di lasciarci cambiare il cuore dall'emergenza che abbiamo vissuto, di permettere ciò che attraverso questo momento storico Dio trasformi i nostri criteri, le nostre ingiustizie. Che lui possa pensare a preservare lo spazio dei nostri interessi, perché i nostri interessi sono molto importanti da una grande interpretazione del mondo e della grande realtà. Dobbiamo pensare anche a preservare lo spazio dei nostri interessi personali, nazionali, europei, ma dobbiamo pensare alla luce del bene comune. Di un senso di amore, di pace, di simpatia, di affetto, con un senso comunitario, ovvero come noi ha del bene comune, con un senso veramente facile e dà del bene, avere del bene, ma che sia un bene comune reale e con un senso comunitario, ovvero come un noi aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma sarebbe l'ora di impegnarci. Non solo con il cuore, ma anche con l'anima, con la mente, ma per dare anche la guarigione a quelle persone che hanno la remora nel cervello e che vivono sulla società del nostro pianeta. Dobbiamo creare le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene e che sia davvero comune. Abbiamo ancora tantissime sfide da fare, dovevamo farle prima. Ma in questo nostro mondo non c'è responsabilità e compassione, nel nostro mondo c'è egoismo, avarizia, malvagità e malsanità e malafede. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per tutti. Bisogna promuovere azioni di pace. Dobbiamo permettere fine a questi conflitti mondiali e a questi conflitti virtuosi di queste guerre maligne. Che continuano a generare vittime e povertà nel mondo. Bisogna che ci prendiamo cura in maniera concertata della nostra casa comune,
e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico, combattere il virus della disuguaglianza e dobbiamo garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti. Perché la Costituzione è fondata nel mondo del lavoro e bisogna capire che nella vita bisogna pensare ad avere pace, affetto, simpatia e amore e felicità, specialmente questa grande felicità. Bisogna sostenere quanti non hanno neppure un salario minimo. Bisogna pensare che non ci vuole la mafia, terrorismo, ci vuole la pace, ci vuole il lavoro del mondo. Bisogna dare libertà, felicità, uguaglianza, amore, pace. Abbiamo bisogno di sviluppare con delle politiche adeguate. Bisogna veramente pensare a queste grandi difficoltà, a questi scandali che ci sono nei popoli affamati, dove ci feriscono il cuore. E abbiamo bisogno anche di sviluppare queste politiche adeguate, cercando di dar lavoro, cercando di accogliere queste persone che scappano dalla guerra, o che fermiamo le guerre del mondo, o se no ci ritroveremo anche in Italia con tantissime persone da mantenere. E questa è la più grande ingiustizia del mondo, perché con l'accoglienza, l'integrazione, e in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono, quelli veri, come scartati dalle nostre società, come i nostri italiani da tanti paesi del sud che sono scartati dalle società perché non c'è lavoro, come Bertarini che ha licenziato e sta licenziando personale qui a Cremona, come tante aziende che stanno chiudendo, come tanti negozi che stanno chiudendo perché non ci sono soldi e non ci sono investitori e si continua a fregare i soldi ai poveri e a quelli che hanno lavorato fino ad oggi. Solo spendendoci in questa situazione con un grande desiderio altruista, ispirato all'amore, infinito e misericordioso di Dio, potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il regno di Dio, che è il regno di amore, di giustizia e di pace. Perché così mi ha detto ancora, io Giovanni cercherò di aiutarti, ma tu ricordati che se io ti aiuterò e spero che tanti benefattori ti aiutino nel tuo la tua grande associazione di futuro per un grande mondo, per una grande libertà civile e per costruire veramente le più belle acciaierie del mondo, per dare una grande epoca, per dare una grande uguaglianza, per dare veramente un grande schiaffo a questo acciaio, per diventare e per far lavorare le persone, dandogli una paga corretta e veramente dargli quell'attimo di felicità. Auguro a tutti una grande buonanotte, una buona serata e pregate per me. Grazie fratelli e sorelle. Buonanotte. Da Giovanni Di Giuni a Pozzaglia.